Buongiorno popolo di YouTube e buongiorno al mio CEO, perché oggi ve lo presento. Buongiorno Dani. Buongiorno Andre, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e buongiorno agli abbonati. Buongiorno agli abbonati, perché da oggi arrivano gli abbonamenti su YouTube. Hola. Allora, amici di YouTube, buongiorno. È la prima volta che facciamo un video io e Dani dedicato su YouTube. Dani, per chi non lo conoscesse, è l'uomo che, diciamo, tutti i video che vedete, le descrizioni, sì, i titoli, se ne occupa quell'omino qua. Perché c'è un mondo dietro CV Sport che nasce grazie agli abbonati di Twitch, che ci permettono pian pianino, che ci ha visto, insomma, che ci conosce da quando avevamo Instagram fino ad oggi, che siamo sbarcati su Twitch e che iniziamo ad avere anche una certa programmazione su YouTube grazie appunto agli abbonamenti. In tanti, soprattutto negli ultimi mesi, ci avete scritto: ma Andre, io vorrei abbonarmi su Twitch per rivedermi tutte le live, ma non uso Twitch, non lo so usare, perché non attivate gli abbonamenti e mettete diciamo i VOD, le repliche, diciamo, delle vostre live anche su YouTube? Oggi si inizia, ok? Oggi si inizia. E infatti, come ha appena detto Andre, daremo la possibilità anche a chi magari è più avvezzo con YouTube di riguardare le live integrali. Però questo sarà un vantaggio per solo una fascia di prezzo che è prevista negli abbonamenti che abbiamo scelto di programmare. Ah, ne abbiamo due? Ne abbiamo due. E qua la cosa si fa interessante praticamente. E qua è interessante. Dico una cosa a chi ci guarda su YouTube, raga. Noi in realtà ci vorremmo muovere anche per fare dei contenuti e delle live inedite, original, diciamo, per YouTube. Ovviamente tutto questo passa per quanto la community ci sostiene. Noi a oggi stiamo in piedi grazie all'advertising che viene fatto qua nelle pubblicità di YouTube e agli abbonati di Twitch. Penso che sia importante avere un rapporto trasparente con voi. Come ho detto prima, chi ci segue dall'inizio, da quando facevamo anche le storie di Instagram e le facevamo anche in maniera saltuaria, così ha visto, diciamo, un'evoluzione di questo progetto. Sapete che l'evoluzione passa attraverso la fidelizzazione e quanto ti sostiene, diciamo, il tuo pubblico, la tua community, chi crede in questo progetto, che non è che debbano crederci tutti. Noi cerchiamo di fare intrattenimento sportivo, quindi una roba un po' diversa. Per farvi avere un benchmark, il nostro punto di riferimento, poi sono cambiati i tempi, ma è mai dire gol, non è sicuramente tiki-taka. Ovviamente tutto ciò si può fare o attraverso l'advertising, cioè riempiendovi di pubblicità, che a noi non fa schifo, però penso che la maniera eticamente più giusta, anche per lasciare un content creator libero di fare quello che più gli piace, senza dover scendere a compromessi, è quello di sostenerlo economicamente. Capisco che ci può essere qualcuno che non lo capisce, qualcuno invece che lo capisce, ma ovviamente la libertà che ti dà una community che ti sostiene ti permette di dire no a tante puttanate che abbiamo visto negli anni, perché tante volte tante pubblicità che arrivano su internet sono un po' della merda, e B, soprattutto, di avere le palle di poter rischiare, perché non devi rispondere domani all'advertising. Perché vi faccio un esempio: anche le pubblicità su YouTube qua dipende tutto da il, diciamo, il tenore che hanno le tue discussioni, il topic che tratti. Se invece noi abbiamo gli abbonanti, possiamo permetterci di fare quello che vogliamo. Quindi, se credete in questo progetto, come potete, ovviamente, anche solo guardando i video e le pubblicità, oppure se potete abbonarvi, adesso vi facciamo vedere le fasce di prezzo, credo che ne abbiamo fatte due d'anni, correggimi se sbaglio. Sosteneteci come potete. Allora, andiamo a vederle insieme per capire un attimo cosa capita da oggi su YouTube. Allora, come abbiamo detto Andre, le fasce di prezzo sono due, e c'è una fascia di prezzo che considererei entry level, che è a soli 99 centesimi, quindi è davvero un supporto che probabilmente a molti di voi costerebbe poco, ma che a noi darebbe un grande riscontro. E in questa fascia di prezzo avete... Posso dire una cosa? Che l'ho sempre... perché io sono ignorante, come un badile. Praticamente io quando vedevo entry level, è un termine che ho conosciuto con le sigarette elettroniche, all'inizio pensavo fosse un livello a 3, invece entry level vuol dire livello d'ingresso, cioè proprio la soglia minima per essere abbonato, ok? Che noi l'abbiamo messa a 99 centesimi, che è proprio il minimo, raga. Contate che poi ci sono delle trattenenti di YouTube, le tasse, perché sennò si va sui giornali, perché noi content creator andiamo sui giornali solo se secondo loro evadiamo, perché tra l'altro qua, essendo tutto tracciato, non si evade mai un cazzo, per fortuna. Niente, la fascia entry level appunto da 99 centesimi mensili consente di avere un badge canale,
che man mano che voi sarete abbonati al canale cambierà colore. 99 centesimi color oro, ragazzi, va bene, ok, lo accettiamo, lo accettiamo. Però poi, questo è il primo livello, e diciamo gli diamo praticamente il beige, poi non gli diamo nient'altro. No, gli diamo anche altro. E gli diamo le emoji da poter utilizzare esclusive, ovviamente possono utilizzarle solo loro, sia nei commenti che nelle chat del live streaming su YouTube. Le emoji che ci sono anche poi su Twitch, in realtà. Ok, quelle personalizzate, quelle nostre. Esatto, quelle personalizzate di Ossivo Sport, che al momento avranno un catalogo limitato, ma più vi abbonate e più saranno anche le emoji. Quindi... Sì, non perché noi non le vogliamo mettere, ma perché esatto. Lì le slot, diciamo, che ti danno a disposizione sono X a seconda di quanti abbonati hai. Più ne hai, un po' come su Twitch, raga. Esattamente. E poi, ultimo vantaggio della fascia 99 centesimi è quello di poter avere accesso in anteprima per 2 ore agli estratti principali delle nostre live, quelli più importanti e quelli più belli. Esatto. Quindi cambia un po' YouTube da oggi praticamente, ragazzi. Un pochino cambia. Cambia perché voi abbonati potrete vedere anche con un supporto di 99 centesimi prima di tutti gli altri gli estratti più belli e più divertenti delle nostre live, e poi tutti gli altri li vedranno dopo queste 2 ore. Cioè praticamente quelli che gli estratti fondamentalmente che mettiamo adesso, appena finita la puntata, d'ora in poi, ragazzi, saranno disponibili per 2 ore prima per chi ci sostiene, e poi dopo 2 ore verranno, cioè diciamo diamo una sorta di anteprima, no, agli abbonati di 2 ore. Esattamente, è proprio questo. Giusto. Quindi, giusto. Questo è il riepilogo dei vantaggi che puoi avere sostenendoci con 99 centesimi. Ovviamente, raga, io capisco che possono essere dei vantaggi questi, perché nel secondo abbonamento in realtà c'è una grande novità che è il VOD completo, adesso ve ne parliamo, e anche insomma quello che poi vorremmo arrivare a fare su YouTube. E io capisco che uno dice vabbè, ma prima li facevate gratis. Sì, raga, però questo qua è un piccolo modo per incentivare qualcuno che lo capisce a capire che comunque questo qua, piaccia o non piaccia, è un lavoro, e che se ci sostenete, diciamo, riusciamo a creare sempre più contenuti. Esatto, cioè è proprio così. Poi tra l'altro i video saranno comunque pubblici dopo le 2 ore, quindi il pubblico... Quindi monetizziamo anche con la pubblicità, diciamo. Esatto, dopo. Cioè sarebbe da stupidi non farlo, diciamo. Però passiamo al secondo livello. Un caffè al mese, praticamente. Neanche, meno di un caffè praticamente al mese per voi, e a noi ci sostenete. Questo è il primo, esatto. Il primo è proprio il livello entry, di entrata. Il livello entry. Prima entrate, poi se invece dopo che siete entrati, se vi sta piacendo il gioco, potete sottoscrivere anche, in realtà non necessariamente avendo prima sottoscritto l'altro, potete direttamente sottoscrivere questo a 2,99€. Avete tutti i vantaggi del livello precedente, quindi quelli che abbiamo appena descritto. In più, come ha accennato Andre, avrete la possibilità di rivedere i VOD integrali delle live. A seconda ovviamente dell'orario in cui la live è andata in onda su Twitch, su YouTube la vedrete, per quanto riguarda la live delle 14 su Twitch, alle 21 su YouTube, integralmente, solo per gli abbonati. Quindi tutta la replica, invece, diciamo, sì, il VOD è quello lì, per chi non sa il significato di Twitch. E la replica invece integrale della live serale delle 23 su Twitch sarà disponibile ogni giorno alle ore 13 per gli abbonati su YouTube. Hola, che ce lo chiedevate, finalmente ve la mettiamo integrale. Chiaramente arriva con un po' di ritardo, ragazzi, perché immaginatevi che un VOD di 2 ore per editarlo un minimo e poi uploadarlo, Daniele, ed è per quello che vi chiediamo sempre anche il vostro sostegno, che è pagato ovviamente poco, ma è pagato da noi, e che è laureato, quindi meriterebbe molto di più. Diciamo, c'è tutto un processo, cioè voi ovviamente, noi qua cazzeggiamo anche perché comunque già la vita è una merda, noi qua cerchiamo di dare un pochino di leggerezza, ma in realtà dietro c'è lavoro. Chiunque ha un canale YouTube così complesso come noi, che pubblichiamo, se non sbaglio, Dani, indicativamente dai 5 ai 10 video al giorno, c'è molto lavoro dietro, e ci sono tanti ragazzi, 4 per la precisione, che lavorano dietro me e Manfredi, insomma, che facciamo un po' i front, ma in realtà non è che poi dopo nell'atto pratico siamo solo noi, ma anzi, per fortuna, stiamo creando una piccola aziendina, e questa piccola aziendina, questa piccola barchetta ad oggi campa grazie a chi ci sostiene sul web,
Quindi grazie a tutti quelli che l'hanno fatto fino adesso, e speriamo che qua iniziamo un nuovo capitolo, anche perché oltre che diciamo i VOD, il nostro obiettivo, come vedete adesso vi spieghiamo, in realtà c'è anche, se non sbaglio Dani, i commenti prioritari, cioè di solito esatto. Noi non rispondiamo allora, ai commenti. Come appena detto Andre, è complicato lavorare già così perché c'è tanto lavoro da fare. Ovviamente cercare di rispondere anche ai commenti è un impegno che può sembrare stupido, ma in realtà richiede tempo e anche un minimo di attenzione. Ecco perché difficilmente riusciamo a rispondere anche qui ai commenti. Però l'abbonamento a 2,99€ vi consente anche questo. Anche questo. Per soldi si fanno anche le risposte ai commenti. Sì, esatto. In realtà, raga, la nostra idea, come vedete, sono due prezzi, credo, abbastanza popolari. Noi prima abbiamo guardato gli altri canali di YouTube. In realtà noi vorremmo inserire un terzo livello, ovviamente, che penso che, adesso la cifra non lo so ancora, ma penso che sarà sicuramente superiore a 2,99, 4,99, adesso ci adegueremo. E quel livello lì è proprio il famoso livello, perché ci piacerebbe iniziare a creare un palinsesto di live anche qui su YouTube. Non vi nascondo che tutto questo qua, anche perché secondo me è fondamentale condividere la trasparenza con la tua community, passa attraverso il vostro sostegno. Noi nel frattempo, giusto per raccontarvi, quest'anno abbiamo lanciato anche un magazine online che si chiama OCV Sport, che anche lì potete sostenerci sul magazine. E la nostra idea è quella proprio di creare una sorta di editoriale di magazine video, visto che oggi ormai le notizie si leggono solo i titoli, che sia una via di mezzo tra l'intrattenimento e il mondo dello sport visto dal punto di vista social, ok? Quindi se avete piacere di sostenerci, se vi piace il nostro progetto, iscrivetevi e soprattutto abbonatevi. Grazie a Daniele, a tutti quelli che ci sostengono. Grazie. Anche perché speriamo di avere altri 4 Daniele, che poverino si fa il culo e fa TikTok, fa tutto per noi. Grazie ragazzi, e grazie, ci vediamo mille. Qua su YouTube ormai, eh. Salutiamo solo gli abbonati, ovviamente. Ciao, ciao Dani, ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.